Fitness Cortina e Ayohuaha per quanto riguarda il girone B della Serie B di calcio 8 della Centurion League. Si comincia per andare a chiudere in realtà la quinta giornata di campionato. Si gioca con il pallone che rimbalza senza nessuno a controllarlo verso la pressi della metà campo. Attenzione al numero 10 che prova il colpo di tacco. Bellissimo intervento del portiere. Cortina in gestione del pallone, tirato orizzontalmente, poi di nuovo all'indietro, comincia dal centrale che se la fa portare via con troppa facilità, calcia il numero 10 e va a segno, passa in vantaggio la Ayohuaha con la conclusione del proprio numero 9, bravo a strappare il pallone all'avversario e a calciare di prima intenzione all'angolino. Arriva in corsa il numero 10, serie di 5, prova a superare l'avversario, poi lo scarico all'indietro, una conclusione da posizione siderale, ancora 10 che prova ad inventare, raggiunge proprio l'attaccante, tocco di rimando, la conclusione a rete, 2-0, bellissima azione, quella conclusa dal numero 10 dopo essere andato allo scambio, a chiudere un triangolo con il proprio compagno di reparto, trovato la angolo basso alle spalle del portiere, 2-0. Tocco largo, intercettato, rischia qualcosa, il Fitness Cortina ancora con questa conclusione, bravo il portiere a salvarsi. Inizia il secondo tempo, il Cortina è sotto i 2-0 contro la Ayohuaha, ci prova adesso con una conclusione deviata, la palla che si impenna, si mette davanti il numero 11 cercando di mantenere il possesso e se ne va via molto bene sulla corsia sinistra, prova a calciare, deviazione e rete, riapre la sfida il numero 11, azione personale la sua, anche conclusa in maniera fortunata vista la deviazione del numero 7 che condanna il portiere della Ayohuaha, in ogni caso è 2-1. Dai ragazzi! Ancora Cortina che cerca di imbastire l'azione offensiva, a vuoto l'intervento è scivolata, conclusione rispedita al mittente, ci riprova col mancino, morbido, deviazione in calcio d'angolo. Si prova ora la Ayohuaha, colpo di tacco che libera l'attaccante, molto bene, la tiene lì, lotta, vince il contrasto sulla linea di metà campo, la mette dentro e carambola in rete, non si capisce bene come, sulla linea di fondo comunque ovviamente c'è stata una deviazione del difensore, mi sembra, anche in questo caso come era stato sul gol del Cortina, ed è allora 3-1, segna di nuovo il numero 9. C'è una conformazione fisica di testa ad allontanare, raccoglie il numero 7 della Ayohuaha, ancora una spazzata a cacciare via il pallone, si distende il Cortina in avanti, un tiro cross che termina fuori, non fa troppa fuga, è andato con l'esterno a cercare questo tentativo verso la porta, ma è ancora il Cortina che cerca di farsi avanti, lo fa con questa conclusione del numero 11, calcio d'angolo battuto sul primo palo, la palla che resta lì e arriva la marcatura, 3-2, ancora a riaprire e accendere le speranze per il Fitness Cortina, questa volta arriva una conclusione dal limite dell'area sullo svolgimento di un calcio d'angolo. Di nuovo Fitness cerca di superare la metà campo, bella in fase di interdizione però per i ragazzi della Ayohuaha, ancora combinano il 9 e il 10, arriva la tripletta personale per il bomber della Ayohuaha con la numero 9 sulle spalle, di nuovo un'azione molto ben coordinata con il proprio compagno, si cercano e si trovano tantissimi i numeri, avanza la Ayohuaha, palla in verticale, buca l'intervento difensore, scavetto sotto e arriva la marcatura, la quarta personale per il numero 9 della Ayohuaha, si tratta di un complessivo 5-2 a questo punto. Rimessa laterale battuta all'indietro, raccoglie il numero 10 ancora dentro l'area, scarica verso la porta senza trovare lo specchio, prova a liberarsi il 10, inseguito da tre avversari, dialoga bene poi con il proprio capitano che arriva sul fondo, la mette dentro, secondo palo, tutto comodo,
si porterà senz'altro il pallone a casa, visto che ha segnato una cinquina manita per quanto riguarda lo score personale del numero 9 della Ioata. E su questo ultimo spunto arriva il triplice fischio, vittoria netta da parte dei ragazzi in maglia bianca, e con questi tre punti si vanno a posizionare in seconda in classifica.